Buongiorno a tutte e a tutti, buon sabato e stamattina vi voglio parlare di un kit di smalti della Pupa. Nello specifico sono i Long Lasting Extreme, sono una nuova tipologia di smalti che promettono una resistenza e una durata fino a 9 giorni. E ora entro nei dettagli più specifici, mi sono lasciata aperta il PC qua sotto in modo da potervi dare informazioni più approfondite. Intanto vi faccio vedere quelli che ho io. Allora, partiamo dal kit del top coat e del primer che sono essenziali per l'utilizzo di questo tipo di smalto e sono esattamente l'Extreme Primer che è il passaggio numero 1 e l'Extreme Top Coat che è il passaggio numero 3 perché nel mezzo ci sta lo smalto. Allora, questi vengono venduti in un cofanetto, in una scatoletta insieme, la quale ora non ho più perché ho già buttato. E li ho pagati da Ipersop 7,90 euro, erano credo in offerta. Perdonate la mia voce stamattina, ma credo che l'aria condizionata mi abbia un po' alterato la gola. E io non ho, cioè, non sto con l'aria condizionata in casa, abbiamo il deumidificatore, ma probabilmente ho preso un po' di corrente, qualcosa che mi ha un po' urtato la gola. Vabbè, niente, chiudiamo la parentesi. E appunto, tornando a questi smalti, vengono venduti insieme e io li ho acquistati al prezzo di 7,90 euro da Ipersop, credo fossero appunto in offerta. Sono essenziali perché? Perché questo primer va a creare una base perfetta per lo smalto colorato, appunto della linea Long Lasting Extreme, e serve appunto a far sì che aderisca bene sull'unghia, quindi è uno step fondamentale. Mentre il top coat, come dice anche appunto il sito Pupa, che vi leggo bene, praticamente crea un film resistente che emula la tecnologia UV o LED dello smalto semipermanente, garantendo una tenuta estrema e un finish brillante nel tempo, senza però danneggiare le unghie. Ed è questo appunto, e ora vi dico se funzionano veramente o no. Per quanto riguarda invece gli smalti colorati, ne ho presi due e sono il, vediamo un attimino, il numero 29, che è questo rosso aranciato, e il numero 15, che invece è questo, io lo chiamo rosa latte, e sono, come vedete, il passaggio numero 2. Non so se riuscite a leggerlo. Cosa c'è, amore? Qua sotto intanto c'è la Sophie che ci tiene compagnia e ci vuole parlare. Cosa c'è, piccina? Saluta tutti! Sì? Scusate, volevo un po' di coccolina anche lei. E vi faccio vedere appunto il passaggio numero 1, il passaggio numero 2 e il passaggio numero 3. Ecco qua, questa è tutta la, diciamo, lo step per lo smalto. Allora, durano? Sì, durano. Io questo rosso l'ho applicato nei piedi circa... Allora, andiamo un attimo, 2 settimane fa, forse poco di più, e a parte che ora dovrò toglierlo perché devo anche tagliare le unghie dei piedi, perché insomma, diciamo che non è che possiamo andare in giro come dei dinosauri. No, scherzo, non ce l'ho le unghie, però comunque io ogni 3 settimane le taglio, e devo toglierlo, ma è resistentissimo e mi piace un sacco, tra l'altro, perché ha proprio un finish lucido che sembra quasi gel. Nelle mani lo avevo, l'ho tolto semplicemente perché ne ho messo uno più chiaro, però mi stava già durando perché per necessità personali ho bisogno di un'unghia molto neutra, molto naturale, poi semmai vi spiegherò perché, e per lavoro comunque. E niente, quindi vi devo dire la verità, su di me dura tantissimo. Diciamo che i piedi non fanno testo rispetto alle mani, comunque perché nei piedi dura sempre di più comunque lo smalto, ma ragazze, io vi devo dire che comunque anche quando lo metto nei piedi con un top coat tradizionale, se non si sbecca comunque si opacizza, va via comunque il top coat, non è la stessa cosa. Invece ragazze, vi assicuro che con questo è fantastico. E l'altro, che l'ho tenuto su solo 3 giorni appunto per motivi lavorativi, vi devo dire la verità che è fantastico, perché in 3 giorni non mi si è sbeccato nulla, e in genere in 3 giorni io lo smalto l'ho già cambiato o l'ho già tolto, perché o si sbecca di qua o
o si stacca o comunque diventa opaco e brutto, quindi sono veramente fantastici. In più vi dico quello che dice il sito: non contengono toluene, formaldeide, che assolutamente è una sostanza dannosa, quindi se non c'è nello smalto è top, dibutil, pitalate e canfora. Sono a basso rischio di allergie, dermatologicamente testati e sono paraben free e naturalmente made in Italy. Quindi, oltre ad avere la chicca di durare tantissimo, questi smalti non contengono anche un sacco di sostanze dannose, il che ci piace perché comunque sappiamo che la formaldeide è un ingrediente molto dannoso negli smalti e anche il toluene. E il fatto che in uno smalto di un brand come Pupa, che non è assolutamente un brand bio, non ci siano questi ingredienti e abbiano formulato una tipologia di smalti che promettono una durata estrema, secondo me è fantastico. Lo smalto colorato costa 4,95€, questo nel punto vendita di Ipershop dove sono andata io. Poi i prezzi variano da profumeria a profumeria, quindi ad esempio Beauty Star li mette, mi sembra, 5,90€, acqua e sapone dipende, anche lì a volte hanno l'offerta 3,90€, se no 4,90€, comunque diciamo i prezzi variano. Ma ragazzi, io ve li consiglio perché comunque con neanche 5€ o 5€ a seconda avete uno smalto che vi dura tantissimo, quindi io ve lo consiglio. Tra l'altro ho la testimonianza di mia mamma, perché lei l'ha utilizzato sulle mani ed è 10 giorni che ha questo. L'unica cosa minima che ha è una leggera sbeccatura nel davanti, perché mia mamma comunque lavora senza guanti, in casa fa le faccende senza guanti, lava i piatti senza guanti, quindi ragazze, cioè, diciamoci la verità, senza guanti può saltare il gel quando si fanno le faccende domestiche. Se uno smalto dopo 10 giorni si sbecca un pochino, direi che la cosa ci può stare. Quindi ve li straconsiglio veramente, date un'occhiata intanto al sito in modo che anche voi comunque possiate leggere un attimino quello che dice nello specifico questo smalto e farvene un'idea. E poi andate a dare un'occhiata proprio nei negozi, vedete i colori e testate anche voi proprio questi smalti. Tra l'altro la cosa bella di questi smalti, vorrei farvela vedere, è il pennellino per applicarli, che è un pennellino comunque bello largo, bello cicciottello, e questo mi piace perché fa sì che praticamente in una sola passata riesci quasi a prendere tutta l'unghia, quindi fantastico. Ecco, quello che noto come differenza tra questo smalto, uno smalto tradizionale, è la densità dello smalto stesso. Mi sembra che questi siano leggermente più densi, quasi appunto a formulare lo smalto semipermanente, ma non ci va la lampada. Quindi veramente top, mi piacciono un sacco, ve li consiglio, fatemi sapere se li conoscete, se li avete utilizzati o se avete intenzione di utilizzarli. Niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, perdonatemi per la voce un po' da trans che avevo, ma scusatemi, la gola oggi mi è in fiamme. E niente ragazze, noi come al solito ci vediamo al prossimo video, vi auguro un buon sabato, ciao!